Benvenuti in questo video. Oggi parliamo di un piatto giapponese molto famoso anche in Italia, ovvero il sushi. Il sushi è un piatto giapponese costituito principalmente da riso e pesce crudo, anche se può essere abbinato non soltanto a pesce crudo, ma anche ad esempio a pesce cotto, carne oppure anche addirittura alle uova. Ci sono tantissime varietà di sushi, quelle più famose sono sicuramente i nigiri, ovvero un boccoccino di riso con sopra del pesce. Oppure i maki, che sono sostanzialmente dei roll, che possono essere con l'alga fuori e il riso e il pesce dentro, che vengono chiamati osomaki. Oppure viceversa, il riso fuori e l'alga dentro con il ripieno ancora più all'interno, che vengono chiamati uramaki. Oltre a questi ci sono anche altri tipi di maki e si chiamano futomaki, che sono sempre degli osomaki un pochettino più grandi con un ripieno più grosso, nel senso che non c'è soltanto pesce, ma c'è anche altre cose. E poi ci sono anche i temaki, che sono sostanzialmente dei coni fatti con alga nori, con all'interno riso, pesce, verdura e tutti gli ingredienti particolari. A parte questo, c'è anche un'altra varietà di riso, di sushi, che si chiama Oshizushi, che significa pressato. Questo riso, infatti, viene fatto con un particolare strumento di forma rettangolare in cui viene inserito il riso e il condimento del riso e viene pressato. In questo modo poi il sushi risulterà praticamente come dei piccoli rettangolini. Le origini del sushi possono essere portate a circa il VII secolo a.C., quando veniva utilizzato come conservazione del pesce. Veniva infatti posto sopra del riso, cosparso di sale, e veniva appunto conservato in questo modo. Soltanto nel 1820 compare quello che è il primo sushi a Tokyo, portato da Anaya Yohei. Aveva creato quello che era un po' il nostro attuale nigiri sushi. Da quel momento il sushi venne messo in vendita un po' in tutti i banchetti. Davanti alla bancarella c'erano delle tende bianche. Su queste tende bianche le persone si andavano a pulire le mani. Più queste tende erano sporche, erano macchiate, più significava che in quel posto il sushi era buono. Queste sono più o meno le origini del sushi e i tipi di sushi principali che possiamo trovare. Per cucinare il sushi a casa tua, puoi trovare la ricetta direttamente sul mio sito www.cristinamogetti.it. Oppure, se vuoi proprio seguire la preparazione, vuoi vedere con i tuoi occhi come preparare i nigiri sushi, gli osomaki o gli uramaki, ti consiglio invece di iscriverti al mio corso online di cucina giapponese, che apre le porte da lunedì 9 marzo a mercoledì 11 marzo 2020, soltanto per questi 3 giorni. Per sapere quando aprirò l'iscrizione al mio corso di cucina online giapponese, ti consiglio di continuare a seguirmi su tutti i miei canali. Ci vediamo nel prossimo video.